Buongiorno viaggiatori da una addormentata Edimburgo. Siamo venuti ieri, ma ieri è stata una giornata abbastanza pienotta, non sono riuscito a fare nessun video. Ci stiamo dirigendo verso il castello. Venite con me e poi ho una sorpresa e vi presenterò una persona per me molto importante. Avete detto castello, nobili viandanti? Eccomi qui a narrarvi nelle storie. Il castello della capitale scozzese risulta essere il centro nevralgico della storia della città. Esso infatti risulta avere ben 3.000 anni e a dirla tutta si riporta anche molto bene. Si tratta di una classica struttura medievale, essendo una delle attrazioni principali è sempre preso di assalto, quindi se volete evitare di perdere tempo stando ore in fila, prenotate sul sito il biglietto e andateci di mattina presto. All'ingresso vi accoglierà il patriota scozzese per antonomasia, che combattette nella fine del 300 contro gli inglesi. Sicuri di non conoscerlo? I am William Wallace. Esatto, non bisogna essere degli esperti di storia per conoscere Mel Gibson, volevo dire William Wallace. Il castello è ben tenuto, la vista dalle mura è davvero unica e la ricostruzione di interni, prigioni e stanze ti lascia immedesimare con la vita dell'ora. Tra le varie bellezze spicca per unicità il Mons Meg, l'arma più devastante della metà del 400, un cannone con un diametro di ben 20 pollici che si conquista il primato di cannone più grande del mondo. Varie sono le meraviglie che potrete trovare su questa splendida rocca, ma è giunta l'ora di scendere, cari viandanti. Ma prima di fare ciò vi mostro un qualcosa che si trova proprio fuori le mura. Si tratta del Pozzo delle Streghe, ossia un piccolo memoriale alle numerose vittime accusate ingiustamente di stregoneria, che qui, in questa piazza, persero la vita tra il 1500 e il 1600. Tenete a mente questa informazione perché lo spettro della magia aleggia continuamente ad Edimburgo. Ciao viaggiatori, come avevo promesso vi presento una persona per me molto molto importante. Qui c'è Luigi. Ciao viaggiatori. E Desiree. Ciao. Cioè, questo picciotto qui mi sopporta dall'asilo. Sì. Poi ovviamente c'è pure Francesco che è in regia, che si nasconde, è quell'essere che nei miei video sempre scappa, lui. Ad ogni modo, ciao viaggiatori, continuate il viaggio con noi. Questo meraviglioso giardino creato nel 1820 risulta essere quasi il punto di confine tra il lato storico e quello moderno della città. Ma questo splendore c'era nel suo interno una tremenda verità. Difatti qui, dove sorge il parco, un tempo vi era il lago Norlo, fonte di protezione per la città, ma anche una vecchia discarica medievale, ma soprattutto luogo in cui si organizzarono i processi dell'ordalia. Oltre il famoso rogo, le presunte streghe venivano annegate proprio in questo lago. Era credenza, infatti, che se l'accusata, la quale veniva gettata in acqua con mani e piedi legati, riuscisse a non annegare, essa sarebbe stata ritenuta innocente. Ovviamente questo non accadeva mai e con l'accumulo di corpi il lago divenne insalubre e venne drenato. Allora si pensava fosse un maleficio, oggi si sa che si trattava solo di mera ignoranza. La splendida città di Edimburgo è deliziosamente elegante. Lo stile vittoriano delle costruzioni rende il passeggiare lungo le vie del centro un'esperienza davvero romantica. Adentrandoci nel centro, qui potremo trovare la cattedrale di Sant'Egidio, dallo stile gotico che risulta essere un rifacimento della fine del 1300. Poco distante dal suo ingresso troveremo Herthof Mittelunion. Qui, dove oggi impazza la vita e lo shopping sfrenato, un tempo si ergeva la cupa prigione Tolbooth, riservata inizialmente ai debitori, per poi ricevere anche ladri ed assassini. Era la peggiore delle prigioni in cui finire. A caratterizzare il suo ingresso vi era questo cuore, ma non era simbolo di amorevoli cure, credetemi. Camminiamo ancora qualche metro, così da poter trovare la Walk of Fame di Edimburgo, ossia il luogo in cui personaggi di spicco locali e non hanno lasciato le proprie impronte, e qui, per tutti gli amanti di Harry Potter, potete trovare le mani della sua mamma, J.K. Rowling. Ma le sorprese in salsa Harry Potter non sono finite. Infatti, che vi ricorda questo delizioso quartiere che è chiamato Victoria Street? Esatto, sembra essere catapultati nella Diagon Alley. Incredibile, non trovate?
Ma lasciamo le tinte magiche del giovane maghetto per vestirci in abiti d'epoca e gustarci delle vibe stile Bridgerton. Saliamo infatti verso Calton Hill, una deliziosa collina che regala al visitatore una splendida vista gratuita sulla città, dove su un fantastico scenario si può sostare su un magnifico prato verde, mentre si può immaginare il Duca di Hastings che si aggira tra le giovani donzelle ricoperte di tulle. Ma è tempo di fare una piccola sosta, non credete? Bene ragazzi, qua tanto per fare pubblicità occulta c'è l'Iron Borg e diciamo è una Coca-Cola scozzese. Sa di BB Bubble liquida. Ricordate la BB Bubble? Approfondiamo dunque della giornata soleggiata per dirigerci verso il porto della città, in particolar modo verso Waterfront, nel quartiere di Leeds. Qui il mare si interseca alla città, con un grande canale e grazie ad un'opera di rivalutazione comunale è possibile godere di una deliziosa passeggiata tra graziosi palazzi colorati e ristoranti, godendosi l'aria frizzante scozzese che tradotto significa portatevi sempre una sciarpa perché rischiate di prendervi un malanno. Credetemi! Passeggiando lungo questo grande canale siamo arrivati alla famosa ora del tè, che dalla lontana Inghilterra risuona fin quassù. Ed anche se siamo in Scozia, qua sono le 5 ed è il tempo di prendere il tè. Preso un bus si decide di tornare poi verso la nostra sistemazione. Infatti avevamo prenotato un locale per la sera. Si tratta di uno dei locali a tema Harry Potter della città, che regala momenti di gioco e possibilità di selfie a tutti gli amanti della saga. Ve ne sono per tutte le tasche, non preoccupatevi, il divertimento è garantito, ma l'ebbrezza decisamente meno, i cocktail erano decisamente leggeri. Buongiorno ragazzi, qua stiamo facendo una colazione inglese, davvero. La giornata oscilla tra nuvole, lievi piovaschi e poco sole, ma noi non ci scoraggiamo e continuiamo la scoperta di Edimburgo, dirigendoci verso il delizioso Eden Village. Si tratta di un quartiere residenziale davvero romantico, dove poter passeggiare distaccandosi dal caos cittadino. Si tratta di una vecchia zona commerciale che è stata rivalutata nel XII secolo, regalando alla zona un'anima decisamente bohemienne. Torniamo verso la città. Qui costeggeremo distrattamente il divertente Cowgate, che per gli amanti del cinema come me è uno dei luoghi cult dove venne girato l'epocale Trainspotting. Ma non distraiamoci, perché stiamo per raggiungere il cimitero più infestato al mondo, il cimitero di Greyfriars. Cimitero storico che raccoglie resti di presunte streghe, nobili sanguinari e prigionieri torturati che pare non abbiano proprio voglia di restare nell'aldilà, ma più nell'aldiquà. Ma ciò che personalmente mi ha accattivato di questo luogo è... Bene viaggiatori, facciamo un collegamento tra fantasy e vita reale. Benvenuti alla tomba di Thomas Riddle, il cosiddetto Voldemort. Ma ancora di più la tomba commemorativa di Poppy Greyfriars, il tenero cagnolino che per 14 anni dopo la morte del suo padrone, che morì per tubercolosi, sorvegliò la tomba del suddetto. Un atto di estrema fedeltà e amore che solo i nostri amici a quattro zampe sanno dimostrare. Dopo aver visto la tomba di colui che voleva morto Harry Potter, siamo venuti qui nel luogo dove la storia, la saga, ebbe inizio. The Elephant House è il bar, il pub dove la scrittrice ideò la storia. Purtroppo è chiusa, ma diciamo che comunque rimane un simbolo di chi ama la saga di Harry Potter. Era quasi ora di pranzo, ma la colazione abbondante non lasciava ancora spazio alla fame. Ci dirigiamo dunque verso il non lontano Museo Nazionale Scozzese. Si tratta letteralmente di un ginepraio di roba. Si passa dagli animali a scoperte scientifiche a reperti storici più o meno antichi e moderni. Qui troviamo anche la famosissima pecora Dolly, il primo essere vivente clonato. E qui è possibile fare scoperti piacevoli come la ricostruzione di un T-Rex, a quelle meno piacevoli. Sono una balena. Si era fatta ora di pranzo e quindi andiamo ad alimentare la ciccia, ma soprattutto andiamo a continuare a fare delle scoperte interessanti. Siamo qui in Scozia, non si può non provare il whisky. Essendo un beginner, proviamo un pochettino, credo che morirò. Se me può peggio, certo non è la mia cosa preferita, ma
al suo perché. A quanto pare Edimburgo è peggio della Sicilia, perché si va a friggere tutto. Hanno addirittura fritto il Mars, una cosa che credo sia indescrivibile. Ma vediamo com'è. È stranerrimo, non è proprio il mio gusto, ma è fritto e buono qualsiasi cosa, o quasi. Il tempo per la capitale scozzese è raggiunto al termine, ma non è ancora finito il viaggio. Difatti, dopo aver continuato a passeggiare lungo questa splendida città, anche se sembra incredibile, siamo andati comunque a cenare. E sarà proprio la cena a svelarci la nostra prossima tappa. Beh ragazzi, ho ordinato un fish and chips e mi è arrivato il mostro di Loch Ness qua. Bene viaggiatori e viaggiatrici, il viaggio oggi termina qui. Nella descrizione troverete non solo i miei contatti e la suddivisione in capitoli, ma anche le mappe dei percorsi che ho descritto appunto nel video. Non dimenticate di condividere questo video, commentarlo e mettere anche qualche mi piace. La pagina di The Rulover sta crescendo, ma possiamo fare molto di più. Ciao, ci vediamo al prossimo viaggio!